Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare una nuova borsa maxi molto capiente. Questi sono i materiali che ci servono per realizzare la borsa che avete visto già nell'anteprima. Abbiamo qui i canvas, la rete di canvas che misura 25 cm x 12 cm. Abbiamo qui i quattro piedini, due rivetti con i viti, abbiamo questi qui, potete utilizzare anche cintura vecchia, ma questi sono tipo i manici ritagliati per fare il supporto ai manici, quindi abbiamo questo 18 cm x 2 cm. E questi sono 12 per 2 centimetri, quindi ci serviranno due di questi e due di questi. Ho qui il mio logo. I manici in metallo che hanno qui i viti per poter montarla alla borsa. Il cordino di lino. Questa è la prima volta che utilizzo questo cordino qui, l'ho comprato anni fa da Meceria Laura. Qui ci sono due uncinetti che ci serviranno, due e mezzo e il numero 3. Adesso passiamo al tutorial. Con l'uncinetto numero 3 andiamo ad avviare 21 catenelle per poter ricoprire il nostro fondo, quindi le catenelle devono avere la misura per ricoprire questo lato. Anche se decidete di utilizzare un fondo più piccolo, le catenelle devono coprire questo lato. Abbiamo 21 catenelle. Andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro e misuriamo e vedete che è proprio preciso. Dobbiamo andare a ripetere alcune righe di maglie basse fino ad arrivare qui all'altezza del nostro fondo. Ho terminato di lavorare 39 righe di maglie basse che abbiamo iniziato con 21 catenelle, quindi abbiamo 20 punti e 39 righe. Arrivando a questo punto facciamo una catenella e tagliamo il filo. Prendiamo la rete e andiamo a posizionare in questo modo il lavoro
perché adesso dobbiamo andare a lavorare il perimetro del nostro fondo. Prendiamo l'uncinetto 2,5, prendiamo il filo, inseriamo dal lato corto così e andiamo a lavorare una catenella. Rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. E andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando all'angolo, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi non facciamo altro che andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Nei quattro angoli lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo. E andiamo a ricreare la sola di chiusura qui. Andiamo a bloccarlo dietro qui, così. E adesso il nostro fondo è pronto. Prendiamo di nuovo l'uncinetto numero 3 e andiamo ad inserire qui da questo lato corto, prendendo solo una sola perché dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in costa. Prendiamo il filo, una catenella e rientriamo di nuovo qui. E lavoriamo una maglia bassa. Quindi nel successivo prendiamo e lavoriamo una maglia bassa in costa. Nel successivo una maglia bassa in costa. Nel successivo una maglia bassa in costa. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in costa. Arrivando all'angolo non dobbiamo aumentare, quindi una maglia bassa in costa per tutto il giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella, saltiamo un punto, nel successivo una maglia bassa. Una catenella, saltiamo un punto, nel successivo una maglia bassa. Una catenella, saltiamo un punto, nel successivo una maglia bassa. Quindi dobbiamo andare a ripetere questo motivo. Una catenella, saltiamo un punto, una maglia bassa. Una catenella, saltiamo un punto, una maglia bassa. Continuiamo a ripetere fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro. Arrivando qui, lavoriamo una catenella e chiudiamo qui
nella prima maglia bassa con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Vedete, abbiamo la maglia bassa, la catenella di separazione, quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa nella maglia bassa. Carichiamo il filo. Qui dove abbiamo una catenella di separazione, dobbiamo andare un po' sotto a prendere il filo e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo entriamo nella maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa. Carichiamo il filo, entriamo qui sotto e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa nella maglia bassa qui. Carichiamo il filo. Andiamo nel giro sottostante, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia alta. Quindi la sequenza va in questo modo: una maglia bassa, lavorato nella maglia bassa, una maglia alta, lavorato nel giro sottostante, una maglia alta, una maglia bassa, lavorato nella maglia bassa, una maglia alta. Nel giro sottostante, una maglia bassa, nella maglia bassa, una maglia alta, nel giro sottostante. Ripetiamo questa sequenza fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il secondo giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima qui. Una catenella e giriamo il lavoro. Terzo giro, dobbiamo andare a ripetere il primo giro, quindi per questa borsa utilizzeremo la sequenza di ripetere il primo e il secondo giro. Quindi per il terzo giro ripetiamo il primo giro, per il quarto giro dobbiamo ripetere il secondo giro, quindi ripetete questo due giri fino ad avere l'altezza desiderata. Per il terzo giro ripetiamo quello che abbiamo fatto, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa nella maglia bassa, una catenella, saltiamo questo, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, una catenella, saltiamo questo punto che sarebbe la maglia alta, entriamo nella maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa, una catenella, saltiamo questo, in questo lavoriamo una maglia bassa, una catenella, saltiamo questo, in questo una maglia bassa, una catenella, saltiamo questo, in questo una maglia bassa. Quindi noi andiamo a ripetere il primo giro. Continuate così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del terzo giro, chiudiamo qui con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Abbiamo qui la maglia alta. Dobbiamo andare a lavorare una maglia alta in questo punto. Una maglia bassa in questo punto qui. Una maglia alta va lavorata qui sotto, nella maglia alta precedente. Una maglia bassa qui. Una maglia alta sotto. Di nuovo una maglia bassa qui. Una maglia alta sotto. Quindi vedete, questo è il punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa, una maglia alta prendendo nella maglia alta sotto.
una maglia bassa qui, una maglia alta. Una maglia bassa e una maglia alta sotto. Quindi dobbiamo andare a ripetere questo fino alla fine del giro. Per avere l'altezza desiderata, dobbiamo ripetere il primo e il secondo giro fino ad avere 27 centimetri o l'altezza che desiderate. Per quanto riguarda il fondo, andiamo ad inserire i piedini, quindi inseriamo uno qui e andiamo a bloccarlo con un pezzo di pelle. Facciamo passare qui e apriamo le alette. Ok, la stessa cosa andremo a fare qui. Inseriamo l'altro, mettiamo un pezzo di pelle e apriamo le alette in questo modo. Quindi andiamo a inserire pure da questo lato, così. Così abbiamo il nostro fondo con i piedini. Ho terminato di lavorare 40 giri. La borsa misura 27 centimetri di altezza. Arrivando a questo punto, andiamo a chiudere con una maglia bassissima, una catenella. E andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile, iniziando di qua. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Giriamo il lavoro. Se volete, potete fare una catenella e girare il lavoro, ma certe volte preferisco così, senza fare la catenella. Quindi andiamo a lavorare di nuovo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Dobbiamo andare a ripetere i giri di maglia bassa lavorato dall'interno e dall'esterno della borsa fino ad avere 5 centimetri. Ho terminato di lavorare i giri di maglie basse e misura 5 centimetri. Adesso mettiamo da parte la borsa e andiamo a costruire il sostegno per la nostra borsa utilizzando il feltro. Ho ritagliato qui alcuni pezzi, questo è il pezzo del fondo della nostra borsa che misura 14 cm per 26 cm. Ho qui due fogli di feltro. Misura 31 centimetri per 40,5 cm. Sto utilizzando il feltro da 2 mm di spessore. Dopo aver tagliato il feltro, posizioniamo
in questo modo questi due così e andiamo a cucire qui con ago e filo o passarlo a macchina. Ho terminato di cucire i due laterali, adesso prendiamo il fondo, pieghiamo in questo modo e andiamo a posizionare qui dove abbiamo la cucitura, in questo modo, e lo andiamo a fissare con lo spillo. Così. Prendiamo da questo lato, pieghiamo in due e andiamo a posizionare qui. E andiamo a fissarlo. Lo spillo, prendiamo l'ago e prendiamo il filo e iniziamo qui a cucire. Potete anche cucirla con la macchina da cucire. L'ho voluto fare a mano per farvelo vedere. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di cucire il fondo, vedete? E poi sono andata a fare i buchi qui con questo. Adesso andiamo ad inserire questo feltro dentro la nostra borsa. Ho terminato di inserire il feltro dentro. Adesso dobbiamo andare a fissarlo all'interno con ago e filo, prendendo questi buchi. Dobbiamo andare a cucirla in questo modo. Prendiamo l'ago e filo e andiamo ad inserire il filo qui. Facciamo che questo sia la nostra guida. Così. Continuiamo a cucire in questo modo fino alla fine del giro. Ho terminato di cucire il feltro alla borsa, vedete? E adesso dobbiamo andare a rifinire il bordo. Prendiamo sempre l'uncinetto numero 3, riprendiamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa senza fare la catenella. Vado direttamente a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Questo è l'ultimo giro.
Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere ricreando l'asola di chiusura. Entriamo in questo punto, prendiamo il filo e facciamo passare così. E andiamo a fissarlo all'interno. Tagliamo il filo in eccesso. E così la nostra borsa è terminata. Dobbiamo andare adesso ad applicare i manici. Prima di tutto posizioniamo la borsa in questo modo per prendere il punto dei laterali. Mettiamo i marcapunto. Mettiamo un altro di qua. E adesso andiamo a piegare in due, così. E fissiamo di nuovo qui il marcapunto. E un altro così. Di nuovo facciamo in modo di prendere di nuovo la misura di qua, mettiamo un altro marcapunto, facciamo la stessa cosa così e mettiamo il marcapunto. Facciamo così, mettiamo il marcapunto e mettiamo il marcapunto qui. Ok, e così abbiamo le nostre misure. Adesso prendiamo questi due qui, strisce di pelle, prendiamo il manico, svitiamo qui e svitiamo qui. Guardate dove abbiamo messo i marcapunto. Ho contato 1, 2, 3 e sono andata a inserire qui. Abbiamo questo e andiamo ad inserire in questo modo con la striscia di pelle e con questo da qui dove abbiamo messo i marcapunto contiamo 1 2 3 1 2 e scendiamo sotto e andiamo ad inserire qui il manico, andiamo all'interno a vitare questo per bloccare il manico. E così abbiamo il manico fissato da questo lato. Adesso vedete abbiamo questo qua lungo, le strisce lunghe. Giriamo la borsa. Adesso prendiamo il manico, lo posizioniamo bene così e andiamo a prendere questa striscia. Facciamo rientrare un po' così. Cercate di fare il segnale perché ho contato da qui 1 e 2 come abbiamo fatto dall'altro lato e qui prendiamo, facciamo passare qui il manico, facciamo
rientrare un pochettino così e andiamo ad inserire qui. Passare qui, prendiamo dove abbiamo fatto il segnale e andiamo ad inserirlo così. Facciamo passare di sotto e andiamo a bloccarlo dietro. E così abbiamo inserito di qua, perché poi il laterale lo troviamo così. La stessa cosa andremo a fare da questo lato. Prendiamo il cinturino, prima facciamo passare dal buco del cinturino e poi ripieghiamo il laterale un po' all'interno e andiamo ad inserirlo qui dove abbiamo fatto il segnale. Ho terminato di sistemare i manici, potete inserire questi qua per abbellire in più. Quindi andrò a passare questo intorno, metterò il mio logo. Ecco, ho terminato di montare i manici, vedete qui davanti. Abbiamo qui di dietro il fondo, il laterale. Quindi la nostra borsa è pronta. Volevo utilizzare l'altro pezzo di cintura per fare l'aggancio per la tracolla, però ho pensato di utilizzare il moschettone, visto che qui con questa cintura che ho messo laterale si può andare ad inserire questo in questo modo e portarlo alla spalla, quindi agganciando questo qui e questo dall'altro lato, e così possiamo portare la borsa sia alla spalla sia a mano. Preferisco portare le borse a mano, a tracolla non mi piace tanto. Quindi spero che il video vi piaccia. Per la fodera potete foderarla a vostro piacimento. In tanti miei video vi ho fatto vedere più o meno come si foderano le borse e il metodo da utilizzare per prendere la misura e poi cucire i laterali fondo e poi attaccarlo al bordo per fissare la fodera. Nei tanti miei video ho spiegato il modo che potete seguire per foderare la borsa. Potete anche seguire il metodo che ho utilizzato per cucire il feltro che ho messo dentro questa borsa per irrigidirla. Quindi spero che il video vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!